Buongiorno, parliamo in questa occasione del regime delle spese condominiali a seguito di separazione fra i coniugi. È, come noto, un problema di frequentissima presentazione e sono davvero moltissime le persone che si trovano a doversi confrontare con questa nuova situazione, questo nuovo regime di costi. Anche in questo caso la disciplina è abbastanza chiara, ma non sempre dettagliatamente conosciuta ed è importante conoscere alcune nozioni fondamentali. Quando ci si imbatte purtroppo in un procedimento di separazione personale fra coniugi, bisogna tenere presente che tutto il regime economico della famiglia andrà rivisto e dettagliato e normato nell'ambito delle condizioni di separazione. Non fanno eccezione le spese che riguardano l'immobile cosiddetto casa coniugale, anzi sono una delle voci più importanti. È altrettanto risaputo che quando avviene una separazione fra coniugi, la casa coniugale venga affidata nella stragrande maggioranza dei casi al coniuge che convive con l'eventuale prole. Molto spesso si tratta della madre dei minori e questo comporta che, ancorché l'immobile sia intestato totalmente al coniuge, al marito, egli debba abbandonare l'immobile medesimo, dovendo però sopportare una parte dei costi condominiali, nello specifico tutte le spese straordinarie. Perché appunto il regime che si viene a verificare è proprio questo, cioè l'addossabilità a chi gode di un diritto reale di abitazione sull'immobile, pur non essendone l'effettivo proprietario, ossia il coniuge convivente con la prole, di tutte le spese di carattere ordinario, mentre le spese di carattere straordinario rimarranno a carico dell'effettivo proprietario. Questa è una ripartizione molto importante che deve essere necessariamente richiamata nelle condizioni di separazione, perché occorre ricordare, ed è fondamentale, che in ogni caso si tratta di una normazione, di una disciplina delle spese che ha rilevanza interna fra i coniugi, non ha rilevanza nei rapporti esterni, nei confronti del condominio. Questo cosa vuol dire? Che se nelle condizioni di separazione non viene riportato questo accordo e non ne viene fatto partecipe l'amministratore, tutte le spese continueranno ad essere addossate all'effettivo proprietario, che invece dovrebbe pagare soltanto le spese straordinarie. Questo comporta anche un regime di solidarietà fra i coniugi, quindi se uno dei due non dovesse pagare le spese ordinarie o le spese straordinarie, comunque il condominio agirebbe nei confronti del proprietario dell'immobile, che potrebbe soltanto, se lo ha opportunamente fatto prevedere nelle condizioni di separazione, eccepire appunto gli accordi con il coniuge. In chiusura, ricordo che questa disciplina richiama in tutto e per tutto quella fra nudo proprietario ed usufruttuario. Infatti sottolineiamo che il nudo proprietario, ossia colui che mantiene la semplice intestazione dell'immobile, sarà tenuto a pagare le spese straordinarie relative all'immobile stesso, mentre l'usufruttuario, che gode appunto di un diritto reale che gli fa utilizzare per i propri fini e le proprie necessità l'immobile, pagherà tutte le spese ordinarie. Anche in questo caso, però, come giusto, il regime ha valenza soltanto nei rapporti interni fra nudo proprietario e usufruttuario, mentre l'amministratore è tenuto soltanto a chiedere conto delle spese all'effettivo proprietario dell'immobile, nudo proprietario, oppure all'usufruttuario, indifferentemente.